Double Gasm, ogni minuto la mappa cambia. Signor Refe, lei è pronto per... Aspetta un attimo, ma tu hai già la nuova skin? Tutta quella bellissima! No, assolutamente no. Pua, cosa te lo fa pensare, mi scusi? Refe, tu sei uno scioppone a livelli galattici. Ma in realtà l'ho trovata al secondo giro, quindi non ho scioppato neanche tanto, c'è da dire. Comunque, signori, in questo video intanto vedrete la mappa che cambierà tutto ad un tratto mentre parliamo. Preparati la tisana perché ci arrabbieremo in certi momenti, perché potrebbe cambiare esattamente quando siamo davanti al traguardo. Che superpotere vorreste avere? Io l'invisibilità. Iscriviti al canale e commenta qui sotto per ricevere un cuore. Last Temple, signori, io non voglio assolutamente far capitare già l'altra mappa. Mannaggia quelli che tirano i calci. Ma poi scusami un secondo, ma perché deve cambiare ogni minuto sta mappa? Perché diciamo che Stumble Gate ci vuole fare uno scherzo, e questo scherzo non è un qualcosa di troppo bello, ok? Soprattutto non è troppo divertente. Più che altro, secondo me, non è Stumble Guys, ma è Powa che è stupido e fa queste challenge. Ecco che cos'è. Tenti, non rompere le scale. No, Refe, dove cacchio siamo capitati? No. Ma poi questa qua non è la mappa che stavo giocando prima. Che cacchio state dicendo? Perché abbiamo cambiato mappa così a caso comunque? Perché? Non ho la più pallida idea, ragazzi. Questi cacchio di Stumble Guys ci stanno facendo gli scherzi. Non ha senso. Ma sarà molto divertente. Bello il martello, però. L'avrei preso anch'io il martello in faccia, ti dico. Sì, così tanto la vedo molto dura. Cioè, è stato molto difficile. Dai, proseguiamo, signori. Devo vincere io. Intanto si qualificano, sono 8 persone. E tu sarai una di quelle 8, Powak. Io sarò assolutamente una di quelle 8. Perché io sono il più forte, invincibile Terminator. Terminator. La scena viene dopo. Zitto. E intanto voi, signori, vi siete iscritti. Mi raccomando, vi sto guardando. Io mi sono andato a qualificare, ma aspetto anche una bella vostra iscrizione. Guardate questi colori in confronto alle altre mappe come sono normali, ragazzi. Questa qua è lava rush ed è tutta lava. Cioè, pensate che secondo me sull'altra mappa è tipo tutto blu, è strafiga. Ma però, tra l'altro, sai che la lava non va bene per la mia skin, essendo fatta tutta di ghiaccio. Porca miseria. È vero, Refe, io ti consiglio di fare una cosa. Vattene via subito. Stammi alla larga che c'è la lava qua sotto. E se ci cadi, bruci, stai a te. Lo so che brucio, perché la lava mi scioglie, no, fratellino? Comunque sono appena caduto nell'oblio di sempre. Addio. Tantissimo, complimenti, signori. Sono primo. Poi è primo. E Refe non vince. Poi è primo. E Refe non vince. Non vince col cacchio, è caduto perché l'hanno body bloccato. Pensate che roba. Attenzione, signori. Poa deve andare. No. Basta. Oh no, mi devo rifare tutto, ragazzi. Ma che cacchio. Ma ero alla fine. Ma avevo vinto praticamente. Poa, okay. Ti devi sbrigarissimo, cacchio, ti devi sbrigare come un fulmine a ciel sereno, capito? Come un fulmine a ciel sereno, va bene tutto. Liz Wallen, lei se ne può andare a quel paese, please the plus. Dai, non ci credo. Hai perso sia qua che nell'altra. Sei incredibilmente scarso. Mi ha teletrasportato. E io vado. Sì, ci sono, sono tornato. Vado a vincere, sì. E la prima partita la si vince. Aspetta un attimo, Refe. Io mi ricordo che su questa mappa l'acqua era tipo uva, era tutta viola. E adesso invece è acqua, pensa che roba. Esatto, è perché siamo nella versione normale, ragazzi. Non sto capendo più niente, mi sto confondendo troppo. Ogni minuto sta cacchio di mappe cambiano e mi viene il mal di testa. Comunque, zio, io mi trovo molto meglio a giocare sulle mappe normali invece che su quelle cavolo lì di mappe strane, ambigue. Scusami, perché sono così belle, cacchio? Sono belle per te magari, ma per me no. E poi un'altra cosa, hai rotto le scatole di farla cambiare, perché sappiamo tutti che la cambi sempre te, proprio mentre io ti sto per raggiungere. Ma battere, se volessi se volessi cambiarla tipo in questo esatto momento, no, aspetterò un attimo. Anzi, Block Dash, io spero solo che questa mappa non se ne vada, ragazzi, perché è una delle mie preferite, se non la mia preferita. E voglio giocare, voglio continuare a divertirmi. Grande Poa, gioca Block Dash, magari ci muori pure, io spero. Non ci morirò, perché sono l'imbattibile, sai come mi chiamavano a me? Determinator of Determinator. Ah no, ma io stavo finendo la mia Block Dash, ragazzi, ma porca di quello. Ok, siamo sullo Stumble Guys bannato. E perché sta mappa è simile a quella normale, re. Su Instagram pubblico sempre nuovi post assurdi, se ti va di seguirmi mi chiamo PowYT. Mi sembra quasi uguale, se non fosse per le skin di fuoco che ci sono. E se non fosse per il cielo tutto nero.
nero, tutto brutto, tutto cattivo, che ci fa dire che questa è una versione bannata. Signori, dai che dobbiamo vincere questa volta questa partita, perché sì, ce lo meritiamo. Ce la puoi fare, zio. È il ma tuo intanto, momento. Repe, scusami una cosa, ma tu sei già morto, ma non sei durato niente. Ah, allora, intanto con me devi stare più tranquillo, va bene? E poi una persona può anche morire, d'accordo? Va bene, vabbè, per gli scarsi, certo. Anzi, gli scarsi muoiono subito, tipo Refe. Sì, sì, che grande simpaticone che sei, Po, vero? Intanto, sì. Se non vinci, ti prendo in giro per tutto il resto della tua vita, sia chiaro. No, non ci provare, perché di quella, signori. Dai, che devo vincere questa cacchio di finale. No, non è la finale. Invece è la finale. Oh, dai, signori. Questo qua deve morire. Intanto ti mando l'emoji del GG, perché ho capito che ho già vinto. Guarda che cretino che muore. Guarda che pirla. C'è un problema. Come facciamo adesso? Okay, così. Oddio. Ti devo bloccare. No. Ti devo bloccare. No. Dove sei? Vai via. Sì, let's go. Finale, signori. Finale delle finali. E Rem è già volato. L'avete visto? È andato nell'iperspazio. Nell'iperspazio, perché a me piace. È una professione andare nell'iperspazio. C'è da dire. Vabbè, ognuno diciamo ha i suoi interessi, ha le sue passioni anche, e anche le proprie morti. Perché sto quasi cercando di morire, ragazzi. No, non ci sono andato vicino troppe volte. Mi scusi, signore. Mi scusi, cos'è che vuole lei? Mi scusi, sono morto, volevo farglielo sapere, no? Oddio, ho fatto il trick della vita. No, non è vero. Vabbè, complimenti. Ma adesso cos'è che si aspetta? Che io la faccia vincere per caso? No, più che altro vorrei riuscire a essere... arrivare a qualificarmi, non lo so, zio, aiuto. Aiuto di che cosa? Io sono già alla fine, ragazzi. Tanto so che non scoccherà nell'altro round, perché beh... Io godo se succede solo a te. No, perché io mi chiamo Pua. Sono... No, sento un rumore, Refe, forse è meglio che mi vada a qualificare. No, Pua, rimani un attimo fermo, per favore. No, mi sta chiamando, sta cambiando, no! Questa qua che cacchio è? Ice Age, tutta colorata. È tutta strana, zio. È tutta nello spazio, spaziale. Sai cosa ti dico? Io faccio il super trick nella versione bannata e anche nell'altra mappa che è appena cambiata. Ma come fai ad essere andato così veloce? Scusa. Perché ho usato il trick dei pro player. I trick che i nabbi come te non sanno, Refe. Signori, ci siamo. Siamo tornati dall'oltretomba. In verità, dalle altre mappe. Boh, ma che cos'è questa mappa? Che cos'è? In verità, questa qua, Refe, tranquillo, è la mappa normale. Questa qua. Non siamo in quella strana. E soprattutto non tirarmi i calci. Mi suicido. Ciao, Powa. No. Tu sei uno scemo. Perché tu sei uno scemo? Perché? Per quale motivo? Perché non voglio più giocare alla mappa normale. Io voglio solamente le mappe strane, fiche, quelle belle, non le tue. E ragazzi, se pensate che una persona abbia bevuto tanto succo di mela, si chiama Powa. No. Sì, ma io l'ho fatto. Ma vedi, giocare le altre mappe ti scombussola un po', ti rende più scarso, secondo me. Funziona così. Sì, non possiamo fare una cosa, non possiamo andare direttamente a fare il giro della ruota speciale? Ti prego, andiamola a fare e basta. Dai, ciao, bello. No, ma dai, ma stavo giocando alla mia bella block. Sono capitato contro di Refe in questa cacchio di mappa bruttissima. Intanto non è troppo brutta. E poi comunque block dash è block dash, cioè, capito? Che cacchio stai di Refe? No, block dash è la cosa più bella del mondo. Vabbè, comunque, signori, mi devo qualificare. E tra l'altro questa mappa qua, come vedete, è strana, perché il cielo è tutto ambiguo. È tutto scuro, fratello. Non è chiaro come al solito. Però mi sa che non ti qualifichi se vai avanti così. Mi sa che non mi qualifico. Via. Devo fare io il Maradona della situazione. Corri, oppure il Pelé. Vai. Fai Maradona e anche Gigi Buffon, in questo momento. Vabbè, in verità sì, è vero. Però in questo momento ti direi più un... Un Pelé. Pelé, sì, sarò proprio io. Vai, gol di Poa. Non era gol di Poa. Gol di Ronaldinho, lui era Ronaldinho. Ragazzi, ma che cacchio, ma siamo 3-1. Ti stanno sfondando, fratello, devi muoverti. Intanto, signori, noi facciamo un bel giro di ruota epica. Spero di trovare un qualcosa di figo, ma... Tipo la mia skin? No, che schifo, che brutta la skin di Refe. E tra l'altro, oh, leggendaria. Beh, poteva andarmi molto meglio. E soprattutto qua non cambierà, stavo dicendo, Refe. Qua non cambierà proprio un bel niente. Sapete cosa vi dico? C'è questo nuovo giro qui, ma lo faremo in un altro video, ragazzi, che forse avete già visto, è uscito ieri. Intanto, andiamo, 3500 di Istanbul. Vai. Vai, Refe. Sì, esce una skin speciale, gira, qua. Vado in piazza con le mutande in testa. Dai, sì. No, mi sa che era più un no che un sì, vero? Era più un no che un sì. Signori, intanto vi saluto con l'ultimo giro speciale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto cosa troverò. Stupate il video, iscrivete. Ogni giorno un nuovo video, Re 3D Giocarte 5. Ciao a tutti!